Oggi prepariamo gli struffoli, un dolce natalizio tipico napoletano. Abbiamo messo su una spianatoia 250 g di farina e qui abbiamo sbattuto 3 uova. Facciamolo assorbire e creiamo un impasto abbastanza morbido. Queste quantità sono un poco ad occhio perché dipende dalla grandezza delle uova. Nelle uova non si mette assolutamente niente. Una volta impastato abbiamo tenuto il panetto sotto un panno per circa un'ora per non farlo seccare. Adesso lo andiamo a riprendere, lo lavoriamo leggermente e ci ritagliamo dei pezzetti per farne dei bastoncini, così. Poi ritagliamo la pasta in piccoli pezzi della grandezza di un pisello, di un fagiolo, così per tutto l'impasto. Finita di tagliare tutta la pasta, procediamo alla frittura. Raccogliamoli in un piatto poco per volta e andiamoli a tuffare nell'olio bollente di una padella. Adesso in questo decame abbiamo messo 150 g di miele, 2 cucchiai di zucchero e la buccia grattugiata di arancia e limone. Andiamo a farlo sciogliere a fuoco dolce e poi ci tuffiamo dentro gli struffoli. Bene, in modo che si infilano di miele e quando sono pronti li trasferiamo sul piatto da portata. Dopo li abbiamo cosparsi di confettini diavolini e guarniti con frutta candita.